Ciao Ficcioline e bentornati sul mio canale. Oggi torniamo con una recensione di un prodotto veramente veramente interessante che aspettavo, ero curioso di provare da un po'. Ringrazio anzitutto l'azienda, la QCY o QCY come la volete chiamare, che mi ha mandato queste HT05. Ci tengo a precisare che l'azienda mi ha mandato il prodotto, mi ha chiesto soltanto di fare una recensione sul mio canale senza, diciamo, vincoli, paletti o quel che l'è, per cui quella che sentirete è la mia recensione assolutamente onesta e sincera. Ringrazio comunque l'azienda, tutte le aziende che vogliono collaborare con me, perché mi danno la possibilità di portarvi dei contenuti veramente interessanti. QCY, per chi bazzica un pochettino su Amazon, l'avrà già visto, perché fanno un sacco di accessori, soprattutto cuffiette. Io qualche anno fa avevo provato le QCY01, che erano dei bottoncini, fagiolini, insomma, di quelle cuffiette che si infilano completamente nell'orecchio, piccolissime, costavano veramente pochissimo, con meno di 20 euro, e per il prezzo andavano veramente bene. So che qualcuno di voi l'aveva anche acquistato sul mio consiglio e si era trovato bene, insomma, per il prezzo. Vi dirò che queste HT05 comunque ereditano un sacco dei pregi di quel modello lì, soprattutto il prezzo, perché ve lo dico già subito, siamo nel range delle 50 euro all'incirca, e se sono in sconto naturalmente anche qualcosa in meno, per cui, come vedrete, cuffie a questo prezzo, con le caratteristiche che hanno loro su tutte, la cancellazione attiva del rumore, sono un caso più unico che raro. Prima di proseguire, vi ricordo però le solite cose: un bel like se questo video vi piace, non vi interessa, un'iscrizione al mio canale se ancora non l'avete fatto, e il mio canale dell'offerta Telegram, Offerta Express, dove ogni giorno metto le migliori offerte di Amazon al store affidabili. Ve lo dico sempre, Offerta Express è gratuito, ma può far risparmiare un sacco di soldini. Allora, QCY HT05, cuffie true wireless, ovviamente. Partiamo, diciamo, da quello che vi arriva in confezione, dalla costruzione, insomma, dei dati, quelli oggettivi esteriori. La confezione, come vedete, è questa. La mia purtroppo è non messa benissimo, grazie come al solito ai corrieri, però vabbè ragazzi, questo è. Comunque le cuffie sono fatte perfettamente integre, e all'interno trovate il cavettino di ricarica, un altro paio di gommini per adattare al vostro orecchio, anche se io ho lasciato quelli che ci sono e vanno benissimo, e udite udite, un manualetto delle istruzioni in cinese e inglese, per fortuna, che vi spiega un attimino quali sono le gesture che effettivamente aiuta. E per il resto le cuffiettine, le vedete, sono queste qui. La confezione non è delle più piccole che abbia visto, ma secondo me per un buon motivo, perché vi consente di ricaricare diverse volte le vostre cuffie, e vi dico subito che l'autonomia dichiarata sono 30 ore. Io le ho utilizzate a più riprese, circa su 4 ore e mezzo, e il mio iPad su cui le ho accoppiate mi dice che sono le cuffie ovviamente al 100% perché sono state qui dentro, ma il case di ricarica è all'80%, quindi se fate i conti più o meno dovremmo esserci, e quindi capite che il case è un pochettino più grande di altri modelli che trovate in commercio, però è fatto così, in questa forma un pochettino arrotondato, si mette tranquillamente e sta bene anche nei pantaloni, per cui nessun problema. Il materiale è questa plastica un pochettino satinata, che vi dico non dà l'impressione di essere troppo cheap, e dà una sensazione abbastanza gradevole al tatto. Poi per il resto le cuffiette hanno una dimensione non troppo grande, non troppo piccola, devo dire però che si infilano bene nell'orecchio, stanno salde e senza dare fastidio. Poi ovviamente a questo c'è la famosa cancellazione attiva del rumore, che vi dico la sincera verità è quello che ho più apprezzato su queste cuffie, perché ne ho provate diverse nella fascia economica,
e funzioni chiava, non benissimo, non aveva una soppressione del rumore così avanzata come questa. Loro dichiarano 95%, secondo me è un pochettino di meno, però come le mettete una e poi l'altra, lei quando sente che ci sono entrambi gli auricolari è come se vi risucchiasse in una bolla, andando a sopprimere la maggior parte dei rumori, soprattutto vi dico i rumori quelli bassi di fondo, come il brusio, il rumore proprio quello classico di quando c'è tanta gente o ci sono dei rumori di sottofondo. Lui vi dico che vi sopprime tutti quanti i rumori, soprattutto quelli più profondi, vi dicendo un po' meno sui rumori alti, però comunque ve li attenua parecchio, e questa è la cosa che mi è piaciuta più di tutti. Loro poi hanno altre due modalità, ovviamente quando ce l'avete nell'orecchio, che potete selezionare tenendo premuto l'auricolare destro, che è la modalità trasparente, cioè che fa il contrario rispetto alla cancellazione del rumore, cioè i microfoni che sono qui all'interno prendono i rumori che arrivano da fuori e ve li ribaltano dentro, praticamente annullando anche quell'effetto di attenuazione che vi danno le cuffie proprio quando le mettete nell'orecchio, perché vi vanno comunque naturalmente a tappare l'orecchio. E poi ha la modalità quella normale di quando avete degli auricolari nelle orecchie, che è la cancellazione del rumore disattiva, cioè il lavoro che fanno un qualsiasi tipo di auricolare. L'unica cosa che devo dire è che quando avete la modalità trasparente attiva, lì sì c'è un pochettino di brusio di fondo, non è un fischio fastidioso, però sentite un pochettino di brusio, rumore di fondo. Devo dire che non è un grosso problema, perché secondo me la modalità trasparente è quella che utilizzate in assoluto di meno, cioè l'attivate proprio quando siete in una situazione in cui avete bisogno in quel momento preciso di sentire, perché magari stanno per chiamare il vostro volo, in arrivo un treno, volete sapere se è il vostro treno a cui dovete andare a imbarcarvi, piuttosto che magari se vi accorgete che qualcuno sta venendo verso di voi per parlarvi, allora senza togliere gli auricolari attivate la modalità trasparente, sentite quello che devono dire, ma poi ritornate con la cancellazione attiva del rumore e continuate la vostra esperienza, perché vi dico è un'esperienza molto immersiva. Poi per il resto, diciamo, come auricolari funzionano bene, i microfoni vi consentono tranquillamente di fare una telefonata, non saranno i migliori del mondo, comunque vi sentono, diciamo, abbastanza bene dall'altra parte, non ci sono grossi problemi, e anche l'audio che vi arriva nell'orecchio è un audio mediamente abbastanza buono, non ha bassi esagerati o alti altissimi, il suono non è pazzescamente cristallino che distinguete qualsiasi singolo strumento vi dicendo, però diciamo hanno un suono abbastanza corposo, abbastanza pieno, che unito poi al fatto che loro già vi tappano orecchie e poi la cancellazione attiva del rumore vi dà comunque un'esperienza molto molto piacevole, molto molto appunto immersiva. Per il resto soliti controlli, a differenza di altri che prendono il tap singolo, qui partite dal doppio tap. Allora, ero in fase di editing e devo fare una piccola errata corrige relativamente ai tocchi che hanno queste cuffie. In buona sostanza c'è un'applicazione disponibile sia per iOS che Android che si chiama proprio QCI, e c'è anche il QR code all'interno della confezione, quindi potete andarlo a scaricare, e che inizialmente non avevo utilizzato perché in buona sostanza pensavo servisse solo per l'equalizzazione dei suoni, cosa che su di un paio di cuffie economiche, l'avrei detto più avanti nel video, mi sembrano un po' annoiati, cioè nel senso alla fine il range sonoro di questo tipo di driver acustici è quello, quindi non è che puoi andare tanto a migliorare. Però da questa applicazione, che tra l'altro abilita anche il pop-up, l'animazione quando le avvicinate allo smartphone, quindi da queste cosettine un pochettino carine,
Bene, da questa applicazione è possibile, pensate un po', personalizzare tutti quanti i tocchi, cioè puoi abilitare anche un solo tocco sulla destra o sulla sinistra e potete assegnare le varie funzioni che volete, compresa ad esempio la funzione che nativamente mancherebbe, quella di mandare indietro la traccia. E potete personalizzarle come volete, uno, due, tre tocchi da una parte o dall'altra, ci andate a mettere le funzioni che volete, play pausa, assente vocale, andare avanti, andare indietro, attivare le varie modalità e tutto, per cui applicazione molto completa e secondo me è un plus mica da ridere, cioè avere un'applicazione che vi permette di configurare, personalizzare tutti i tocchi delle varie cuffie, cosa che succede veramente raramente su un paio di cuffie, specialmente di questo range di prezzo. Vi dico, nel complesso mi sono piaciuti. Ripeto, se state cercando un paio di auricolari da tutti i giorni da portarvi in giro, piuttosto che spendere quelle 25, 30 euro, 35 euro e vi dicendo per prendere altri auricolari economici che vanno comunque bene, ve ne ho portato anch'io qualcuno su questo canale, spendete quelle 10 euro in più, che secondo me vi bastano, perché questi sono su Amazon e molto spesso in sconto, come fa sempre Cucizilon, e prendetevi questi, perché avete in più la cancellazione di valuta del rumore che ripeto funziona molto bene. Poi l'autonomia c'è assolutamente, perché comunque le 30 ore secondo me ve le fanno per davvero. Gli auricolari sono comodi, la qualità generale diciamo c'è abbastanza, hanno l'USB-C, insomma funzionano bene sia con Android che con iOS. Io l'ho utilizzati con il mio iPad per guardarmi soprattutto Netflix o video su YouTube. E la connessione è molto stabile perché hanno Bluetooth 5.2, che non è garanzia di per sé di qualità, però capite che abbiamo uno standard comunque di ultimissima generazione, per cui ragazzi per la fascia di prezzo secondo me sono da comprare tutta la vita. Ripeto, spenderete magari quella 10 euro in più rispetto a un paio di comunissimi auricolari economici e avete in più questa cancellazione attiva del rumore che, per come sta fatta qui, secondo me è tanta tanta roba. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia interessato. Se stavate magari cercando un paio di auricolari da prendere all'ultimo minuto, questi sono su Amazon, quindi se avete Prime, spese di consegna non ci sono, tempi di consegna sono molto buoni e il prezzo c'è assolutamente. Fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate qui sotto nel box dei commenti, ve lo dico sempre, YouTube è una community, teniamoci in contatto e noi ci vediamo come sempre sul mio canale con un altro video. Ciao da Fulvio!